Benvenuti, benvenuti qui al Teatro Mongiovino. Io sono Elisa, della casa editrice Spazio Interiore, che ha la fortuna, l'onore e il piacere di pubblicare i libri del professor Malagna. Stasera siamo qui, a distanza di un paio d'anni, per l'uscita del nuovo libro del professore, Il mondo felice, un viaggio verso i luoghi della coscienza. E ho citato 2 anni fa perché 2 anni fa qui è iniziato tutto, con una conferenza sul mondo felice che non è utopia, che ha dato luogo a un primo libricino tratto dalla conferenza, che oggi è diventato il librone che molti di voi hanno già acquistato e magari hanno iniziato a sfogliare. Il mondo felice, un viaggio verso i luoghi della coscienza, un viaggio all'interno di noi. Leggerete il libro, il professore ve ne parlerà, ma è un testo, lo scoprirete presto, che va a grattare e graffiare, incalcare, spegnete i telefoni, il calcare che in qualche modo si è depositato sul nostro modo di vivere, di pensare e di sentire. Ovviamente del libro vi parlerà il professore, io preferisco dire 2 parole sul professore, su Corrado, su una persona che... Corrado, sì, perché poi alla fine quando è il cuore che parla è il nome che esprime l'essenza. E dicevo, la cosa più bella per me del professore, e che viene rispecchiata dai suoi libri, è la sua integrità e curiosità. Tutti voi lo conoscete da tempo e avete osservato come il suo pensiero non si sia mai fermato, non si sia mai calcificato, è sempre andato avanti, senza cercare l'approvazione, il riconoscimento, la gloria, ma semplicemente seguendo la sua coscienza e le sue idee, senza decidere voglio arrivare lì, ma scoprendo con una onestà intellettuale che oggi è veramente rara, scoprendo passo passo la direzione in cui si stava muovendo. Ecco perché mi viene da dire che quando lui dice il mondo felice parte da ciascuno di noi e lo scrive nei libri che noi pubblichiamo e poi leggiamo, in realtà prima ancora dei libri lui lo vive quotidianamente e ce lo mostra. Una delle cose più belle è la testimonianza che ci dà ogni giorno sull'essere. Si può essere quel primo passo, quel primo fondamento di mondo felice di cui parliamo. Io vi ringrazio per l'attenzione, non rubo ulteriore tempo al professore e vi auguro una splendida serata e che sia veramente il primo passo per ciascuno di noi per la realizzazione del mondo felice. Grazie mille. Allora, visto che il tempo stringe, diciamo subito alcune cose su questo testo, siamo qui in fondo per parlare di questo, ma nel parlare di questo parleremo anche di come questi diversi capitoli in realtà che ho scritto sono legati mani e piedi all'aspetto della coscienza. Per fare questo bisogna dire alcune cose. Dunque, guardate, questo libro qui, a mio parere, non è, diciamo quello che non è un libro dove c'è scritta la ricetta del come fare. Sapete che oggi va di moda, anche se voi andate su YouTube, seguite delle conferenze, eccetera, eccetera, io ho visto, anche un po' schifato in generale, che la gente sale sul palco e dice come ci si deve comportare, cosa si deve fare per vivere felici anche, come parlare con gli angeli, come riconoscere il proprio spirito guida. No, qui non c'è niente di questo. Perché? Perché abbiamo voluto fare qualche cosa che non era mai stata fatta, cioè cercare di dare quelli che sono gli elementi per cui ognuno a casa questo tipo di ricerca se lo fa da solo, che è la cosa migliore. Quindi si azzera il problema che ci siano dei guru, dei maestri, della gente illuminata che ha avuto un percorso di luminosa luminescenza e che poi vi viene a raccontare che cosa gli è successo. No, qui non c'è niente di tutto questo. No, io non ho avuto nessun momento di obnubilamento, non ho visto la Madonna, non ho visto gli alieni nemmeno, i santi, niente. Ho pensato e ho riflettuto, quindi
qualcosa di diverso che non si trova in giro, che quindi per questo potrebbe essere un approccio diverso e utile. Perché? Perché gli altri approcci sostanzialmente mi sembra che fossero inutili, o comunque molto poco utili, perché poi alla fine siamo sempre qui a discutere sul fatto che siamo in un mondo che non è affatto felice. Quindi vuol dire che gli altri approcci non hanno tanto ben funzionato, allora proviamone un altro. Ecco. Da questo punto di vista, il trattato, che si divide in diversi capitoli perché prendiamo ad esame diversi aspetti della società, la scuola, il lavoro, la religione, la politica, il denaro, quello che vi pare, i diversi aspetti vengono trattati da un punto di vista completamente diverso, cioè non tendenziosi. Non sono uno di destra e non sono uno di sinistra, quindi non potevo scrivere un trattato di destra o di sinistra, che sarebbe stato duale, quindi contrario a quella che è l'idea mia di come funzionano le cose. La dualità non c'è, noi la vediamo perché crediamo che esista, quindi siccome noi siamo i creatori del nostro universo, ci creiamo inconsapevolmente un mondo duale perché così pensiamo di doverlo credere, e così alla fine ci appare una creazione inconsapevole che noi vediamo tutti i giorni, non sappiamo neanche di averla fatta noi, ma ci si rovescia addosso, e ci si rovescia addosso proprio perché secondo la teoria dello specchio noi vediamo fuori di noi quello che non siamo in grado di vedere dentro di noi, di capire dentro di noi, quindi lo estroiettiamo fuori perché la nostra coscienza ci fa credere che almeno fuori forse lo vedrai meglio. Bene, detto questo, quindi qual è la chiave di lettura per comprendere? Non sarà una chiave di lettura di tendenza, perché non ci sarà né una tendenza di destra né una tendenza di sinistra, né di davanti né di dietro, né in alto né in basso. È il secondo principio della termodinamica. Te dici, come? Vuoi parlare di politica parlando dell'entropia? Che senso ha? No, il senso ce l'ha, perché l'entropia è un principio. Sapete che cosa vuol dire principio? Principio vuol dire è così e basta. Lo ha deciso, sostanzialmente noi lo abbiamo deciso, quando abbiamo creato questo universo l'abbiamo fatto in un certo modo. Ci sono dei teoremi in matematica, ma ci sono dei principi, i principi sono indimostrabili, sono principi, è così e basta, perché si è visto che è sempre stato così. L'entropia dell'universo aumenta, sempre, e non c'è niente da fare. Allora, l'entropia, se noi la prendiamo come modello di come si muove l'universo, beh, siccome l'universo è un frattale e quindi il grande e il piccolo seguono le stesse regole, l'entropia può seguire anche, può darci indicazioni su come costruire una società del futuro, una società entropica. Quindi non sarà un pensiero di destra o un pensiero di sinistra, non sarà un pensiero cattolico o un pensiero musulmano o un pensiero protestante, che potrebbero essere di parte. È un qualcosa che non ha, o meglio, da qualsiasi punto tu lo veda, è sempre uguale, come la velocità della luce. La velocità della luce ha una caratteristica fondamentale in fisica. Da qualsiasi parte tu la veda, qualsiasi punto di riferimento tu abbia, qualsiasi tipo di assi cartesiani tu prenda, è sempre 300.000 km al secondo. Sempre. E ancora di più, la velocità della luce espressa in unità di massa atomica sostanzialmente è 1 diviso 137. Un numero, fine, non ha neanche misure, non è neanche chilometri al secondo, è un numero che è uguale a qualsiasi linguaggio tu parli, in qualsiasi galassia tu sia. Quindi non ci si può sbagliare, tutti avremo quel punto di riferimento lì, che è un punto di riferimento sganciato da tutti gli altri punti di riferimento. L'entropia è questa cosa qui, l'entropia dell'universo aumenta sempre, non ci si può sbagliare. Allora, quello che dico in questo testo non è confutabile, perché è così e basta. Questo è l'aspetto fondamentale della novità. Allora, l'entropia è legata a che cosa? È legata alla geometria. Alla geometria, cioè, più le cose sono simmetriche, più l'entropia aumenta.
Quindi noi tutte le azioni che facciamo, che vogliamo fare, tutte le azioni, se sono azioni che dissimmetrizzano l'universo, che rendono la parte destra diversa dalla parte sinistra, non vanno bene, perché l'entropia va in un'altra direzione. Si capisce subito, così. Da come si fanno gli spaghetti alla puttanesca a come ci si lega un paio di scarpe. Se quel movimento è un movimento entropico oppure no. Se andrà nella direzione in cui va l'universo, perché noi dobbiamo andare nella direzione in cui va l'universo. Non ci possiamo opporre alla nostra creazione. Noi abbiamo creato l'universo e lo abbiamo creato per un motivo fondamentale, quello di capire come siamo fatti. Quindi l'universo ci serve per comprendere l'unica cosa che non abbiamo capito, cioè la dualità, cioè la separazione, cioè io qui, tu là, nello spazio e nel tempo. Quindi l'unico modo per capire è vivere nella dualità. Alla fine, facendo l'esperienza della dualità, possiamo dire alla fine la dualità non c'è. Per questo noi ci creiamo un mondo falsamente virtualmente duale, per poterlo vedere dall'esterno e per poter comprendere che è disarmonico. Ecco, l'entropia ci dà una informazione. L'entropia ci dice, guarda, due cose hanno un'entropia bassa. Quando le due cose si mettono insieme, l'entropia, e diventano una cosa sola, l'entropia aumenta. Vedi, due cose avevano una simmetria complessa, una cosa sola ha una simmetria molto più semplice. L'universo si è simmetrizzato. In questo contesto il calore, la temperatura dell'universo si abbassa e succedono tutte quelle cose che fanno in modo che noi si vada verso un aumento di entropia. Ma l'entropia è legata fondamentalmente anche alla coscienza. Certo, la coscienza è una cosa di difficile comprensione. So assai, quanto sarò io cosciente da 0 a 100? Boh, va bene. Se è una cosa difficile per te comprendere quanto tu sia più o meno cosciente, più o meno quindi consapevole della tua coscienza, fai una cosa, non guardare la consapevolezza della tua coscienza, guarda la simmetria di quello che stai facendo. Guarda come ti muovi. Guarda cosa fai. Guarda come sono i risultati di quello che stai facendo. L'esempio più semplice, di cui però questa sera non parleremo, perché se no la conferenza durerebbe 15 giorni, ed è per questo anche che abbiamo diviso sostanzialmente questo tour in 6 puntate, in cui parleremo di 6 cose diverse introdotte all'interno di questo testo. Ecco, così poi daremo la possibilità a tutti di leggere, di vedere, come se foste stati a tutte e 6 le conferenze. Perché ci sarà ovviamente chi riprende in video e quindi avremo la possibilità di fare degli improvement, degli approfondimenti anche. Allora, sostanzialmente, il problema dei soldi è questo. Io ho sempre detto, guardate che i soldi, li hanno inventati i ricchi, è un problema e serve per il denaro serve per aumentare la separazione, perché chi ha soldi ne vuole fare sempre di più, chi ne ha sempre di meno è ciucciato dalle streghe, si direbbe, che poi è il fisco, le tasse, le cose, i casini, la gente che ti ruba, e ne avrai sempre di meno. C'è gente che ha nel suo karma, se si può dire così, vuole fare i soldi ma non ce la farà mai, perché il suo karma è quello di rimanere povero, perché lui deve comprendere che cosa vuol dire la povertà. Quindi è inutile che perda tempo in una situazione antientropica. Allora, i soldi dividono. Dividono perché in un mondo dove ci sono i soldi, ci sono i ricchi, ci sono i poveri. Vedi che non c'è più un piano di simmetria. Ci vorrebbe un mondo in cui tutti avessero gli stessi soldi, che equivale a dire un mondo in cui nessuno ha nulla, che è meglio. Allora, a questo punto, ecco, questo è semplicemente un esempio. Poi, quando da qualche parte parlerò anche del problema economico, vedremo come il concetto di entropia si aggancia a questa cosa. Ora, stasera, avevo voglia di affrontare uno dei primi capitoli, che è il capitolo dell'educazione, il capitolo della scuola, il capitolo della comprensione. Perché? Perché è vero che noi abbiamo una scuola di cui possiamo parlare bene, parlare male, che sono ovviamente aggettivi, e quindi anche qui il mondo diventa duale. Ma noi dobbiamo ricordarci che la scuola è questa, la vera scuola è quella che noi siamo venuti a fare qui,
Noi si nasce entrando a scuola, si vive facendo la scuola e si muore uscendo dalla scuola. Quindi da questo punto di vista, il mio, siamo in una scuola. Allora, perché non guardiamo un attimo la nostra scuola, quella vera, quella che c'è scritto scuola fuori, e vediamo che cos'è che non funziona in questa scuola? Come dovrebbe essere quella del mondo felice? Perché se noi realizziamo una scuola buona del mondo felice, in quell'istante che noi abbiamo realizzato quella cosa lì, abbiamo anche realizzato la scuola nostra della vita. Noi siamo qui per imparare una cosa. È la stessa cosa che dovremmo imparare a scuola. Non cambia. L'universo è un ologramma frattalico. Tutto quello che succede negli ampi spazi del tutto l'universo succede sotto casa tua con la scuolettina piccola dove mandi il tuo bambino. Uguale. Tutto quello che succede in Parlamento succedeva nel mio dipartimento. Purtroppo. Uguale. Uguale. Allora, osserviamo, impariamo a osservare dall'esterno, che è l'immagine di tutto quello che noi non abbiamo capito e che ci viene mostrata dall'esterno proprio perché noi lo si capisca. Se no perdiamo tempo e guardiamo. Allora, nella scuola c'è qualche cosa che non funziona. Sì, qualche cosa ho detto. Sì, insomma, forse c'è qualcosa che funziona, ma il resto non funziona, non funziona niente. Ma però la ricetta per poter porre rimedio a questa cosa è una ricetta facile, perché non sarà più una scuola dove i libri sono stati scritti da professori di storia di destra o da professori di storia di sinistra, perché non c'è l'ideologia di destra o l'ideologia di sinistra, le idee di destra e di sinistra non ci sono, ci sono le idee. E questa è una cosa importante. Cioè, la categorizzazione, tu ti senti categorizzato perché sei andato in quella scuola lì dove ti hanno insegnato che tu eri o buono o cattivo. Sapete, sulla lavagna, no? Si divide la lavagna in due, la maestra scrive buoni o cattivi. Dice, no, ma ora non si usa più. Come? È uscito un articolo qualche mese fa in cui si faceva vedere proprio che alcuni modelli di insegnamento alle scuole elementari premevano sul fatto che bisognasse far capire che mica tutto è uguale, ci sono i buoni e ci sono i cattivi, quindi ecco che era ritornata la riga nel mezzo della famosa lavagna. No, quello è il punto di partenza che, se si comprende bene, la scuola cambia totalmente. Per fare questo bisogna comprendere un paio di cosette. Una delle cosette che bisogna capire è che la fisica quantistica non è una cosa complicata. La fisica quantistica è stata complicata dai fisici quantistici. È un po' come i medici quando ti parlano, sapete che i medici quando ti parlano, ma anche altri, ma i medici lo sapete tutti perché tutti si va dal medico, quindi quando ti parlano scrivono queste ricette in modo incomprensibile, perché non si sa perché il medico ha una sua crittografia strana che il farmacista fa molta fatica a capire. Dici, ma perché non scrivono normale? C'è un motivo sostanziale. Il motivo sostanziale è che io credo non vogliono farsi capire. Perché? Perché se metti in gioco il fatto che te sei il paziente, vai dal medico, il medico ci parli, il medico non c'ha voglia di parlare, sono io il medico, te c'hai male al dito, male al dito, consulto, male al dito, male al dito, male al dito, devi prendere questo e te lo dà. No? Allora è come andare da un usciere del comune e dire c'ho un male al dito, aspetti che consulto anch'io il manuale, c'è scritto, ah sì, prendi questo, che problema c'è? No, invece il medico una volta, ai miei tempi, era il medico di famiglia, quello che conosceva la mamma, il babbo, il nipote, i nonni, sapeva la malattia di tutti, ti dava anche un consiglio spassionato e anche un po' psicologico, insomma, era un'altra cosa. I tempi sono cambiati. Non te devi far capire. Allora, il fisico quantistico, siccome sostanzialmente da un'antica ricerca americana del 1950 è risultato che i chimici e i fisici sono i soggetti più incapaci di comunicare e hanno sempre paura di comunicare perché vivono in un mondo chiuso, che è il mondo della fisica e il mondo della chimica, sostanzialmente hanno paura che nel discutere gli altri gli diano torto. E allora discutono solo di fisica.
così almeno gli altri non gli possono dar torto, ma per essere proprio sicuri che nessuno ti darà torto devono parlare di fisica complicata, così anche i loro colleghi manco capiscono quello che dice sto collega qua. Ecco, questa è una tecnica di rifugio, cioè te ti stai creando un'isola, un blocco, un cubo in cui te ti stai chiudendo. Tutto ciò che non va fatto perché l'entropia diminuisce, l'entropia aumenta solo quando non ci sono più barriere, quando la simmetria dell'universo e del tuo insieme aumenta. Allora, in questo contesto, per esempio, c'è un signore che si chiama Schrödinger. Schrödinger è un fisico che ha preso il premio Nobel e ha fatto un sacco di cose. C'era un altro tizio che si chiamava Heisenberg, anche Heisenberg ha fatto un sacco, premio Nobel, ha fatto un sacco di cose. Ma questi hanno fatto delle equazioni che sono complicatissime. Per esempio, una delle cose fondamentali che non si capisce e che invece si deve capire è la probabilità che le cose accadano. Guardate che la probabilità va insegnata ai bambini delle scuole elementari, poi vediamo come. Prima della fisica quantistica c'era la certezza. Due palline lanciate all'inizio dell'universo, una contro l'altra, siccome conosco la loro legge del moto, fra un miliardo di anni si toccheranno e rimbalzeranno una con l'altra. C'era la sicurezza. La fisica quantistica dice no, la sicurezza non c'è più. C'è la probabilità che un evento accada. Non è più, come dire, c'è la sicurezza, c'è la probabilità. E tant'è vero che nelle equazioni di fisica si parla di probabilità. E nel parlare di probabilità c'è una cosa che è la funzione d'onda, un personaggio misterioso, la funzione d'onda. È una roba matematica che descrive come si comporta un corpo. Funzione d'onda, sapete, a ogni corpo si può agganciare un'onda, o noi vibriamo, l'universo è una vibrazione. Un signore che si chiamava De Broglie l'ha detto, quando c'è una cosa che c'ha una massa e che si muove, è come uno strumento musicale, emette un suono, diciamola così. Bene, se c'è la possibilità che una cosa faccia una cosa, o faccia il suo opposto, la probabilità che una cosa vada di qua o vada di là, questa probabilità è la somma delle due probabilità. C'ho una certa probabilità che il mio oggetto vada da questa parte, c'ho una certa probabilità che il mio oggetto vada da quest'altra parte. Mettiamoli a 90 gradi. Bene, questa probabilità in un caso ci avrà un vettore, un segno, una lunghezza fatta così, nell'altro caso una lunghezza fatta così. E quello che succede è che la probabilità finale sarà data dalla somma dei due vettori, che si calcola col teorema di Pitagora. Quadrato del primo lato, quadrato del secondo lato, la somma dei due quadrati è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Il quadrato nella teoria delle probabilità c'è una cosa importante, perché l'equazione d'onda, Φ, la chiamano Φ perché c'ha questi nomi greci, perché cosa serve il greco a imparare la fisica? Se non sai il greco non puoi sapere alfa, beta, gamma, delta, non ci capisci niente. Φ, la probabilità, la funzione d'onda. La probabilità è il quadrato della funzione d'onda. Chi l'ha detto? L'hanno detto i fisici. Su cosa si basano? Boh. Come boh? Perché la probabilità di un evento non può essere negativa. Siccome l'onda va un po' in su e un po' in giù, è anche un po' negativa. Che faccio? È la probabilità negativa che una cosa accada? Ma che significato ha una probabilità negativa? Sai cosa si fa? Ci si fa il quadrato. Così viene sempre positivo e noi ci se ne lava le mani. Ecco, il fisico ha pensato questo e ha detto, allora, il quadrato della funzione d'onda lo chiamo probabilità. Oh, ci hanno fatto una serie di conti allucinanti, delle formule tremende, per scoprire alla fine che viene una formula. La funzione d'onda è uguale di tutto l'evento, è uguale a 1 diviso radice di 2, che moltiplica la funzione d'onda che la pallina vada da una parte, più la funzione d'onda che la pallina vada da un'altra parte. Ora, detto così, voi ancora non ci avete capito, ma vi posso assicurare una cosa. Questo qui se faceva col teorema di Pitagora in 3 secondi. O perché hanno fatto tutto sto casino? Allora, a un bambino delle scuole medie, a un ragazzo delle scuole medie, te non gli devi insegnare la fisica quantistica con quel casino lì delle funzioni d'onda, gli devi dire semplicemente è il teorema di Pitagora. Come?
Sapete che i fisici quantistici quasi quasi non si sono accorti neanche che, sono pochi, pochi si sono accorti che lo stesso risultato del lavoro di due premi Nobel era il teorema di Pitagora. Cioè, io ho trovato un lavoro scritto da un filosofo della scienza che ha detto, ma guardate che è il teorema di Pitagora, un filosofo della scienza che insegna all'Università Siciliana del sud Italia. Allora, perché vi sto a rompere le palle sulla probabilità? Perché la probabilità è qualcosa di molto importante. Perché oggi la probabilità che accada un evento, che significato ha? Io sono il creatore del mio universo. Allora, una volta avevo la certezza che questa cosa accadeva, ora non c'ho più questa certezza. Che cosa vuol dire? Che la mia consapevolezza e la mia coscienza sono diminuite? Ed ecco che ti viene in mente che la probabilità è proprio una misura della consapevolezza. Se tu sei estremamente consapevole di come hai creato l'universo, sai al 100% che la pallina andrà in quella direzione. Se ti hai dei dubbi, un po' andrà in questa direzione, però un pochino potrebbe andare anche in quest'altra direzione. Ed ecco che la probabilità quantistica assume a livello di consapevolezza un significato coscienziale. La probabilità diventa la misura della coscienza. Questo si può insegnare a un bambino piccolo. Sì che si può insegnare a un bambino piccolo, ma prima di dirvi come, vi faccio un altro esempio. Noi ci abbiamo matematica perché, guardate, la matematica è un linguaggio, ma a noi, che per esempio usa la fisica, e i fisici dicono le cose stanno così, E uguale mc al quadrato, fine. Come fine? Che cosa vuol dire questo? E mc al quadrato vuol dire che l'energia e la massa sono tra di loro commutabili, cioè uno trasformabile nell'altro, se moltiplicati per una costante che è il quadrato della velocità della luce. Ed ecco a cosa servono le costanti. Lo sapete cosa servono le costanti in fisica? Le costanti sono solo cose che servono per mettere di mezzo le unità di misura, non servono ad altro. Nelle video, nel mondo felice, nell'universo vero, non ci sono i chili, le mele, i centimetri, ci sono solo i numeri puri, perché l'universo è un ologramma. E nell'ologramma ci sono solo numeri puri. E da dove vengono fuori i chili, le mele, i centimetri? Dal nostro cervello, che è un lettore di ologrammi, e ce li appiccica sopra. E questo è facile capirlo, perché io ho tre canali, il visivo, l'auditivo e il cinestesico. Prendiamo due canali, il visivo e l'auditivo. In quantità di byte, di pixel, pensate che una mia immagine ogni ventesimo di secondo, quanti pixel contiene? Circa dai 580 a 600 megabyte di pixel. E l'orecchio umano, nell'ascoltare un suono, quanti megabyte consuma? Scoprite che la differenza tra l'udito e la vista è circa 10 alla 11, cioè l'udito è estremamente più preciso, 11 zeri di differenza. E sapete che questa è la stessa differenza che c'è tra la lunghezza di Planck, che è 10 alla meno 33 centimetri, e il tempo di Planck, che è 10 alla meno 44 centimetri. Perché il nostro udito, il nostro apparato uditivo, funziona in un altro modo. Prende i dati con più velocità che non l'apparato visivo. E quindi nel costruirsi l'ologramma ci hai messo quelle unità di misura che sono fatte in quel modo lì, ma è il cervello che ce le mette. Non esistono le mele, le pere, la lunghezza, i centimetri, niente, non c'è, solo numeri puri. Allora, come fai a spiegare questo a un bambino piccolo? Prima di spiegare a un bambino piccolo devi capire te. Per esempio, nelle formule matematiche tutto questo è già capito, c'è già. Per esempio, io non so che cosa vuol dire x, o non so che cosa vuol dire pi greco. Che cavolo vuol dire pi greco? Pi greco è un numero. Che numero sarà? Come sarà grande? Perché è quel numero lì? Noi abbiamo la possibilità, con una formula matematica che i matematici hanno scoperto, di stabilire esattamente chi è pi greco. Lo sapete come si fa? Si prende un numero
sul quale è costruito anche l'Evideon, che si chiama E, è il numero di Nepero, 2,71, un numero lungo, 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 che è infinito, quindi irrazionale, si dice. Questo numero E, che è un numero magico, se io lo elevo a pi greco, posso scrivere che questa equazione è uguale a 1 più pi greco diviso m, tutto elevato alla m. E m che cavolo è? M è un numero che più lo scrivi grande, 1000, 2000, 100.000, più pi greco ti viene bene. Sì, ma che cos'è da un punto di vista tecnico? M rappresenta il numero di iterazioni che te fai, il numero di prove che te fai, il numero di misure che te fai. In parole povere, mano a mano che il numero di misure aumenta, ti aumenta la consapevolezza della misura che stai facendo. M è una misura della consapevolezza. Vedete che nelle formule di fisica e di chimica c'è già la consapevolezza. Quando io dissi in una delle conferenze passate, non mi ricordo quale, che l'universo è un ologramma, ma è anche un frattale, un ologramma frattalico. Sapete, il frattale è quella specie di equazione matematica che si ripete da grande al piccolo, al piccolo, al piccolo, al piccolo, al piccolo, sempre di più, sempre di più, sempre di più, ma ripetendo sempre gli stessi pattern. Un casino allucinante. La figura matematica di un cavolo, di un fiore, di una barbabietola da zucchero, di una montagna, la mappa dei fiumi dell'America è un frattale di questo tipo, dove si pensa che tutti gli atomi siano messi a casaccio e invece non è vero, seguono una regola precisa. Allora, il fatto che l'ologramma ti appaia complicatissimo, ti appare complicatissimo solo perché tu ne hai una bassa consapevolezza. Perché se tu avessi una totale consapevolezza dell'ologramma, ecco che questo ologramma è sempre lo stesso, ti appare uguale a prima, ma tu ne conosci tutti i minimi anfratti, ti sembra semplicissimo. Sei in grado quindi, attraverso questa cosa, di predire per esempio il futuro meteorologico fra 20 anni. Fra 20 anni alle 5 qui pioverà. Perché? Perché te sai esattamente il frattale come funziona. Per fare questo, alle formule del frattale che descrivono l'universo, ci hai dovuto aggiungere un termine, 3n più 1. Questo era il termine che avevamo aggiunto, dove n era il grado di consapevolezza che ti avevi. Più n è piccolo, più la consapevolezza è alta. Quando n è 0, 3 per 0 da 0 più 1 fa 1, 1 è il termine di consapevolezza, dove hai la massima consapevolezza. Cioè il frattale non ha più paura di essere in qualche modo misinterpretato. Questo noi lo possiamo insegnare ai bambini piccoli. Come? Allora si prende la scuola del mondo felice, dove il bambino è l'esperimento. Il bambino non fa l'esperimento, il bambino è parte integrante dell'esperimento, come noi siamo parte integrante del nostro esperimento che è la vita di tutti i giorni. Noi siamo l'esperimento che stiamo facendo, che abbiamo anche pensato. È un po' come il discorso del libro La storia infinita. Tu scrivi un libro di cui tu sei il personaggio, tu sei la storia, ma te ne accorgi solamente alla fine. Bene, noi siamo arrivati a un punto che ce ne stiamo accorgendo nel mezzo della lettura del libro. Allora il bambino si prende e si fa 5 bicchieri di acqua e in questi bicchieri di acqua ci si mette 1 cm3 di sciroppo di menta, 2 cm3 di sciroppo di menta, 3, 4 e 5. La menta è verde. Mescolate e avrete dei bicchieri a gradazione che vanno dal bianco al verde più cupo. E si chiede al bimbetto, secondo te, dove sta più menta? E il bimbetto dirà, nel bicchiere più colorato. Cosa sta facendo il bimbetto? Il bimbetto sta usando come fotospettrometro i suoi occhi. Perché il fotospettrometro funziona così. E sta dicendo, lì c'è la quantità di menta di più, perché l'ho anche vista
in realtà, ma il bimbetto comprende che la concentrazione, cosa che si impara solo all'università, la concentrazione, sai che cos'è una più concentrata soluzione o meno concentrata? Lo vedi dal colore. Allora, per essere sicuri, come si potrebbe fare? S'assaggia. Quello più corposo nel zucchero sarà quello più verde, quello in cui c'è più contenuto di zucchero, no? Bene, ora questa situazione qui ci permette di fare una cosa, di far capire a un bambino delle scuole elementari che lui è l'esperimento mentre lo sta facendo. Ma c'è qualcosa di più, qualcosa di più. Prendiamo una serie di bicchieri, anzi no, prendiamo un bicchiere solo e ci mettiamo una certa quantità di menta, che sia un po' nel mezzo di queste qui, no? Per esempio tra la terza e la quarta, tra il terzo e il quarto bicchiere. Che siccome è un po' lì nel mezzo, non si vede tanto bene se è un po' più verde, un po' meno verde, quello che succede è che i bambini diranno, ma secondo me è più verde, secondo me è meno verde, secondo me è più verde, secondo me è meno verde. E nell'assaggiarlo, siccome la differenza di quantità di zucchero è piccola, alcuni diranno, ma secondo me è più zuccherato questo, altri diranno, ma secondo me è più zuccherato quell'altro. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è l'assoluto. Vuol dire che l'idea della assolutezza non c'è più. In quell'istante non solo il bambino cercherà di difendere la propria idea, per me c'è più zucchero che in quell'altro, e l'altro bimbetto, per me c'è più zucchero nell'altro. E si scoprirà una cosa fondamentale, si scoprirà che hanno tutti ragione. Perché? Perché quello che ti fa credere che ci sia più o meno zucchero è l'idea che tu hai, non l'effettiva quantità di più o meno zucchero che c'è. In altre parole, la consapevolezza tua altera la realtà. Tu puoi essere più o meno consapevole della quantità di zucchero che c'è lì dentro, è per questo che lo sentirai più dolce o meno dolce. E il maestro o l'educatore fa capire al bambino che non c'è la divisione tra due gruppi, tra chi dice sì e chi dice no, ma c'è il fatto che un numero di persone X la pensa in modo diverso. Sapete che cosa c'è dietro questo concetto fondamentale della mente e dello zucchero? Il fatto che te non puoi più andare a votare. Perché? Perché ci saranno quelli che ti dicono vota a destra, ci saranno quelli che ti dicono vota a sinistra, e come se ti dicessero c'è più zucchero, no, c'è meno zucchero, c'è più zucchero dall'altra parte, no, c'è meno zucchero. In un contesto televisivo, voi avete rubato, anche voi, funziona così. Allora il bambino comprende che non si deve fidare sostanzialmente di quello che ti dice qui c'è più zucchero, ma deve capire lui con i propri sensi e fidarsi dei propri sensi, sapendo che i propri sensi possono sbagliare. Che cavolo, ma questo insegnamento è tremendo, perché la scuola insegnerebbe che si può sbagliare? Pensate che la scuola insegna il contrario, la scuola insegna solo a fare giusto, non insegna a fare sbagliato. Te invece insegni in questa nuova scuola che il giusto e lo sbagliato non esistono. Te pare possibile? Facciamo un altro esempio. L'altro esempio potrebbe essere quello del disegno. Facciamo un disegno. Proiettiamo su una lavagna un albero. L'albero ha anche dei significati che possono essere utilizzati nella scuola per comprendere, per far capire. Perché sono i disegni, sono test proiettivi, no? Il test proiettivo della personalità dell'albero. Allora proiettiamo per 5 secondi un'immagine, una slide di un albero. Pum. Poi chiediamo ai bimbetti di disegnarlo. E tutti si metteranno a disegnare sta cosa. Quando l'hanno disegnata, si scopre che hanno fatto 20 bimbetti, 20 disegni che non hanno nulla a che fare con l'albero che hanno, che hai proiettato.
se sono tutti diversi tra di loro. A questo punto te riproietti e il bambino si rende conto che il suo amichetto di compagno di banco ha fatto una cosa completamente diversa, ma ancora non crede che lui abbia fatto un bel disegno, il suo è il bel disegno, all'altro è tutto sbagliato, non era così l'albero che hanno proiettato. Quando tu riproietti l'albero vero, la diapositiva, i bimbetti guardano la diapositiva e scoprono tutti inesorabilmente che avevano preso alcuni particolari, altri particolari. Al di là della capacità del bimbetto di disegnare, al di là, gli alberi visti, gli alberi percepiti, sono tutti diversi. Ma cosa vuol dire questo? Allora il bimbetto comincerà a vedere con i propri occhi, perché lui sta facendo l'esperimento, ma è parte dell'esperimento. Sta vedendo che l'altro ha preso dei pezzi dell'albero che lui non aveva notato. E così viceversa. Si comprende a quel punto che non c'è stato un disegno giusto o un disegno sbagliato, ma che tutti erano giusti o anche tutti erano sbagliati, con una certa probabilità che si avvicina più o meno al disegno vero. Ora, questo che cosa ci permette di dire? Ci permette di dire che noi, in una scuola del genere, quando usciamo da questa scuola, abbiamo capito una cosa importante. Abbiamo capito che non c'è l'assolutezza nella matematica, non c'è l'assolutezza di quello che c'è scritto sul libro. Il bambino va a scuola e gli si dice: quello che c'è scritto sul libro è così. No! Gli si deve dire: quello che c'è scritto sul libro probabilmente si avvicina alla verità, ma a mano che si va avanti nel tempo, la consapevolezza e la coscienza dell'uomo aumenta e quindi il libro va riscritto, perché alla fine ci sono delle cose che sono alla fine, dopo anni, platealmente sbagliate, che appaiono nel futuro platealmente sbagliate. E si capisce così come Newton non ha sbagliato nulla quando diceva che esisteva la forza di gravità. Poi viene Einstein che dice che c'è la piegatura dello spazio-tempo. Le mele non cascano sulla Terra. Come diceva Newton, le mele cascano nella buca dello spazio-tempo distorto. Poi verrà fuori la fisica quantistica, che ancora non si è messa d'accordo su quello che sta facendo, ma ha detto: qui lo spazio-tempo a me mi risulta che non si piega per niente. No? E si comprende una cosa fondamentale, che Newton non aveva sbagliato. Einstein non aveva sbagliato. La quantistica di Bohr non era sbagliata, erano momenti storici sulla timeline di acquisizione di consapevolezza diversa. Tu, Newton, ti creavi un universo con la tua consapevolezza in cui le mele cadevano per terra perché la terra attraeva le mele. 150 anni dopo, no, di più, 200 anni dopo, Wheeler scrive un libro, Gravitation, e nella prima pagina del libro c'è scritto, Wheeler, premio Nobel per la fisica, c'è scritto: non c'è nessuna ragione perché le mele debbano cascare sulla terra. È la prima parola che c'è scritta sopra. È incredibile questa cosa qui. Ecco, il bambino, però attenzione, allora se non c'è più chi ha ragione, non c'è più chi ha torto, si potrebbe pensare che questa sia una scuola anarchica. No. Si potrebbe pensare che i tuoi genitori, quando torni a casa, ti dicono di fare una cosa e te non la fai perché i tuoi genitori hanno torto. No! Si deve far capire al bambino che i genitori sono più anziani e se sono più anziani hanno fatto più prove, hanno fatto il numero M, era più grande, hanno fatto più esperienza e quindi hanno la probabilità di azzeccarci di più rispetto al bambino piccolo. Però non gli si nega al bambino piccolo la probabilità che lui abbia ragione e che i genitori abbiano torto. Quindi si contestualizza in un modo veramente quantistico l'idea che la realtà non è quella che è. Punto numero uno. La realtà dipende da tu come la vedi. E nel dire questo, cos'è che ti fa vedere una realtà diversa da quella del tuo amico? La consapevolezza tua della realtà, cioè la tua
conoscenza della coscienza, in qualche modo. Questo tipo di scuola qui prevede che non ci sia più nessuno che ti dica devi votare per me, che non ci sia più nessuno che ti dica devi guadagnare 2000 euro al mese, che non ci sia più nessuno che ti dica devi mangiare le merendine con 5 cereali, se no non va bene, che non ci sia più nessuno che ti dice devi comprare l'automobile con le finestrine nere che passa in una strada dove non c'è nessuno, e non esiste, solo nel carosello esiste. E soprattutto, e qui c'è la dolente nota, nessuno che ti dica esiste Dio che ti ordina di fare una cosa. Siamo rovinati, la scuola italiana non funzionerebbe più, cioè la politica e la religione, cioè i poteri forti che entrano comunque in una scuola, ne dovrebbero uscire, perché i loro insegnamenti sarebbero, si dimostrerebbe, che sono insegnamenti viziati da una contingente ideologia. E si capisce una cosa importante: perché la scuola non funziona? La scuola sostanzialmente ti prepara a vivere nel mondo infelice, non nel mondo felice. Il mondo felice è un'altra cosa, è il mondo di cui tu sei padrone di te stesso, tu scegli quello che devi fare, tu comprendi quali sono i tuoi limiti e cerchi di acquisire la consapevolezza per evitare che ci siano limiti. Sai che un giorno i limiti tu non li avrai più, lo sai, perché l'entropia aumenta sempre. E non lo dice mica uno di destra o uno di sinistra, lo dice l'entropia, non è mica colpa mia. Abbiamo costruito l'universo così. E allora tu comprendi perché la scuola funziona in questo modo. La scuola funziona in questo modo perché ha un obbligo preciso, la scuola. La scuola deve formare delle persone che non devono pensare con la propria testa, ma devono pensare con la testa di chi comanda. Perché, usciti da scuola, se tu diventi consapevole di te, dopo quella gente lì non li voti più. Se lo può permettere la politica di creare una società di persone che non va a votare, ma non perché non ha consapevolezza della democrazia, proprio perché ne ha consapevolezza e sa che quelle persone che sono lì non sono i tuoi rappresentanti. Dice, ma io l'ho votati. No, tu hai creduto di votarli. Hai creduto. E qui hai fatto un altro errore fondamentale, che nella scuola si capisce. La consapevolezza è legata sempre ad un problema che è la capacità personale di mettersi in gioco. Cosa si faceva fare al bambino piccolo? L'esperienza. Lui non misurava una cosa esterna a sé. Lui e il suo corpo, i suoi sensi, erano parte dell'esperienza. Lui era l'esperienza. Lo sapete che cosa vuol dire questo? Che ognuno di noi si deve prendere la responsabilità della propria vita, perché la propria vita abbiamo visto che è l'esperienza che noi dobbiamo fare nell'ambito di un concetto di una scuola cosmica molto più grande. Noi dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra esperienza, della nostra vita. Questo non ti vieta a te di dire ho votato per te. O come ho votato per te? Ho scritto su un foglietto che te avresti preso per me le mie decisioni, le decisioni. Tu avresti preso per me le decisioni. Che senso ha dopo lamentarsi? Non ti puoi mica lamentare con chi comanda. Ce l'hai messo te lì. Certo che ce l'hai messo te, ma eri inconsapevole che sarebbe successo questo. Eri totalmente inconsapevole perché non ci avevi pensato minimamente che firmando quella scheda elettorale te avresti dato all'altro il potere di decidere per te. E poi non gli puoi mica andare a dire oh, scusa, mi sono sbagliato. No? Come si fa? Si fa che ci sarà un nuovo governo, altre elezioni, voto per un altro. E rifai lo stesso errore? Errare humanum est, ma perseverare est diabolicum. Cioè, no, noi viviamo in una società dove non ce ne siamo mai resi conto, perché in questa società si corre, e dove si va? Ora ve lo dico fra un attimo, perché potrebbe essere tremendo, non vorrei che qualcuno se ne prendesse a male, però mi sembra che avete capito. Allora, bisogna cercare di non andare lì, bisogna cercare di
fare un percorso che ci porti nel mondo felice. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli della nostra realtà. Il bambino che non studia a casa, il ragazzo che non studia a casa, che poi prende un brutto voto e si lamenta con chi? Se può lamentarselo con se stesso, perché è la sua responsabilità. Non è la responsabilità della scuola, della società, della sfortuna. No, è la sua responsabilità. Noi siamo gli unici responsabili di quello che facciamo. Nel dire questo, il concetto di religione, religo, cioè metto sotto delle leggi, viene a cadere completamente, perché sostanzialmente da un punto, cioè, sapete, qualcuno ha detto, mi sembra che fosse Marx, che la religione era l'oppio dei popoli. Anche, sì, è vero, però bisogna tenere presente una cosa: la religione vuole comandarti, come qualsiasi partito politico sostanzialmente, o qualsiasi gruppo di potere, ti vuole comandare. Io capisco, io non ho nulla contro chi comanda, con un'accezione: mi devi dire le cose corrette, le cose giuste, mi devi dire le cose che hanno un senso, non le cose che servono che io faccia perché tu ci guadagni. Ecco, allora ti seguo. E il tuo ordine non diventa più un ordine, ma io credo esattamente in quello che ti hai detto di fare, perché è vero, ci credo, quindi non è più un ordine. Ma quando te mi dici, bisogna fare i buoni, perché sennò non si va in paradiso, questo concetto qui nella scuola moderna non può più esserci, non ci può più essere. Non solo, il maestro ha paura di insegnare qualcosa del genere, perché il maestro ha paura di essere contestato. Contestato nel suo modo di comportarsi come maestro. Immaginatevi che, a me mi è successo un sacco di volte, si alza la mano uno studente e mi dice: scusi, ma non aveva detto questa cosa qui, ma non aveva detto colà, ma non era così, ma perché 2 più 2 gli fa 5? No? Allora io gli devo spiegare che tutto deve tornare, perché sennò io perdo di credibilità. Maestra, perché il cielo è azzurro? Non lo so. No, lo deve sapere la maestra perché il cielo è azzurro, sennò il bambino torna a casa e dice alla mamma: sai che la maestra non sa perché il cielo è azzurro? E la mamma ride, ma non sa manco lei perché il cielo è azzurro. No? Allora, no, dobbiamo cercare di essere consapevoli, coerenti delle cose che diciamo, perché sennò siamo rovinati. La fisica quantistica è su questo piano. Pensate, dice questo: gli esperimenti importanti degli ultimi anni di fisica quantistica dicono che non è l'apparecchio che misura, ma è la tua coscienza. Ora, questa frase può essere contestata da un sacco di fisici che sentiranno questo discorso, ma invito questi fisici a fare letteratura e ad andare a leggersi quei lavori pubblicati sulle riviste scientifiche in cui l'autore ha detto così. E non ci posso fare niente, perché tu hai fatto una misura, hai preso un atomo di boro, che è una pallina, no? La pallina è un atomo di boro, e l'hai messa in qualche modo tra 2 raggi laser. Pensate, i raggi laser sono fiumi di fotoni che si incontrano così, no? Come una corrente di acqua potentissima che va uno in una parte e uno in un'altra parte, e hai messo questo atomo di boro lì nel mezzo. Pliff! E poi questi raggi laser si rimbalzano su una serie di specchi. Allora, questa barchetta dove sarà finita? In balia delle onde. E allora la vai a cercare, il fisico quantistico la va a cercare, lavoro del 2014. La cerca nel primo incrocio e trova lì l'atomo di boro, lo cerca nel secondo incrocio, lo trova lì, lo cerca nel 15° incrocio, lo trova lì, lo cerca sempre dove... Lo trova sempre dove lo va a cercare. Perché? Perché sei tu, nell'istante in cui stai facendo la prova, e la tua coscienza, tu hai creato quell'esperimento lì. Ce lo metti te l'atomo di boro dove lo vai a cercare. In realtà c'è un'altra spiegazione sostanziale, che l'atomo di boro è dappertutto contemporaneamente. Essendo dappertutto contemporaneamente, tu lo trovi solo nel punto dove lo cerchi. Perché solo in quel punto tu crederai, la tua coscienza che crea l'universo, che sia lì. Ed è lì, a un esperimento di fisica quantistica, lo stesso esperimento di fisica quantistica che facciamo con i bambini piccoli.
Gli facciamo capire che tu senti il bicchiere di vetro di sciroppo più zuccherato di un altro, perché per te è più zuccherato di un altro. Per l'altro è meno zuccherato. Chi ha ragione? Tutti e due. Chi ha ragione? Il partito di destra o il partito di sinistra? Tutti e due. Oppure tutti e due hanno torto. Perché? Perché la ragione non esiste nell'universo del mondo felice. La ragione ti obbliga a dire che c'è uno che ha torto e uno che ha ragione. E cioè l'entropia dell'universo si abbassa perché tu hai separato le cose. Quindi tu vivi in un universo separativo. È la fine. Le cose non funzionano in questo modo. Il bambino piccolo che esce da una scuola in cui gli hai fatto fare queste semplici osservazioni, capisce chiaramente che quando diventa uomo lui deve prendersi su di sé la responsabilità delle sue azioni. Quindi non si farà più fregare da un voto elettorale che non darà più a nessuno, non si farà più fregare da una religione di cui diventerà discepolo, perché non c'è nessuna ragione perché questa cosa debba essere fatta. La fisica e la matematica ci danno lo spunto per comprendere un sacco di cose. Una delle cose che io studiavo, io in matematica andavo malissimo, cominciamo da qui. Dunque, il primo compito che io feci nella scuola media lo feci in bianco, mi dite uno, perché avevo scritto il testo, non sapevo cosa scrivere, non avevo capito niente. Poi all'università me la sono cavata perché, non brillantemente, perché sulla matematica, sai, i primi, analisi 1 e analisi 2 sono cose allucinanti, chi l'ha fatta dei vecchi tempi lo sa, e quindi però ho passato, i primi esami che detti furono quelli, quindi riuscii bene o male, mentre l'esame di chimica generale l'ho dato 9 volte, l'esame di stechiometria l'ho dato 7 volte. Poi ho capito. E voi mi direte cosa? Sì, perché la mia media nel biennio era bassa. Io avevo una media del 23,5. Non arrivavo a 24. Poi ho capito. C'è stato un istante in cui tu comprendi. E hai capito che tu, quando il professore ti interrogava, non dovevi rispondere quello che avevi capito. Era devastante. Certo. Gli dovevi spiegare quello che voleva lui. Perché? Perché il professore è come il medico. Sapete cosa, come dico io, no? Dico che il medico non avrebbe pazienti se lui fosse perfettamente sano. Lo psichiatra non avrebbe psicopati che vanno nel suo studio perché lui sarebbe sano e quindi non si specchierebbe, non avrebbe bisogno di specchiarsi in pazienti che gli specchiano le sue vere patologie. No? Benissimo. Allora, a questo punto, l'insegnante è lo stesso. L'insegnante si specchia negli studenti che sono sostanzialmente, rappresentano sostanzialmente e sempre quello che lui non ha capito. Quindi se un insegnante sa tutto, non ha studenti. È incredibile questa cosa qui, perché non ha bisogno di specchiarsi con nessuno. Lì c'è questo problema. L'insegnante, guardate che questo funziona anche col tuo datore di lavoro, l'insegnante o comunque con chi ti comanda, in quel contesto è l'insegnante ti premia perché vede in te la sua immagine. L'insegnante premia uno studente che assomiglia a lui. Capite bene che la scuola da questo punto di vista non cambierà mai. Allora l'insegnante invece punisce, perché usano dire l'ho punito perché non sapeva questo. Come l'hai punito? Che si tratta di punire uno? Se non lo sapeva, poverino, lo imparerà. Perché lo devi punire? C'è l'idea della punizione. L'ho punito, gli ho dato un voto basso, mi dicevano i miei colleghi. No, non ha senso punire nessuno qui, se no si torna all'idea della scuola dove c'è l'insegnante di religione che si dice che se te non fai il bravo andrai all'inferno. E allora ti punisce perché te non gli dici le cose come lui le sa.
se tu gli dici le cose in un modo diverso, che potrebbero essere anche più corrette, più vere, più interessanti, più intriganti, lui non le vuol sapere. Lui non le vuol sapere. Ti dico un esempio, te lo dico perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Una delle tante volte che andai a dare l'esame di stoichiometria, 7 volte l'ho dato, alla lavagna mi fecero fare un problema. Allora, il pH di una soluzione, sapete, la quantità di acido che c'è in una soluzione, dove dentro c'era di tutto, acido acetico, acido nitrico, cloruro di sodio, nitrato d'ammonio, c'era un casino. Bisognava fare il pH, cioè sapere, senza metterci il dito dentro, se c'era, se la soluzione era acida oppure no. Sostanzialmente... Ed è un conto difficile, faccio sto conto, riempio la lavagna, il conto, tutto quanto, ci metto un quarto d'ora, 20 minuti e poi dico ecco il conto, mentre la commissione parlavano tra di loro. A un certo punto loro mi guardano e dicono no, è sbagliato. Come è sbagliato? È sbagliato, vede? Noi non abbiamo fatto così a lezione, è sbagliato, non insista. Non insisto, ho fatto i conti, mi viene quel conto lì, che insisto, è il 3,92, che insisto, è il numero. No, se no lei dovrà tornare a dare l'esame un'altra volta. Non insista, lo faccia come deve essere fatto. E io, vabbè, cancello tutto, tranne il risultato finale, che vi scrivo da una parte in alto, 3,92. E rifaccio il compito come volevano che io facessi, cioè con delle approssimazioni, che io, non essendo tanto pratico, non le volevo fare le approssimazioni, volevo farlo tutto per benino, quindi tutti i conti difficili. Faccio il conto, metto tutto il numero per benino, mi giro, dico, eccolo rifatto, ecco, vede? Ora l'ha fatto bene, perché insisteva prima? Come per dire, coglione, perché insisteva prima? Ora è fatto bene, prima era sbagliato. E io cosa ho fatto allora? Guarda, ho guardato la commissione e ho detto, vede? Lo vede questo numerino qui? Questo è il risultato. Quant'è? 3,92 e... Bene. Guardi quel numerino lì. Lo vede quel numerino lì? È il risultato del compito che avevo fatto prima. E che numero è? 3,92. Come sono questi due numerini? Uguali. Mi hanno buttato fuori. Questa è la scuola che non è del mondo felice. Questa è la scuola che c'era una volta, che oggi è molto peggiorata, perché non si butta più fuori nessuno, perché se butti fuori qualcuno hai studenti in numero minore, e siccome i miei i docenti dell'Università di Pisa dicevano che più studenti più soldi, allora non si butta più fuori nessuno e si fanno passare i più grandi deficienti del mondo. Questo era l'aspetto fondamentale. Ora, il problema è legato all'aspetto della derivata. Guardate, questa è una cosa importante. Molti di voi non sanno che cos'è una derivata. Io, quando lo studiai a matematica, ci capii veramente poco. Ma è una cosa veramente molto semplice. Te c'hai una curva fatta così, che è, ne so, hai sparato un proiettile, il proiettile fa così, una parabola, pum, il proiettile casca lì e c'è una curva che è questa cosa qui. Se io vado a calcolare la derivata in questo punto, la derivata è la tangente, cioè la retta che è tangente a quel punto, e quella è la derivata, non c'è altro. La variazione, cioè, di quanto spazio ho percorso in questa direzione e in quest'altra direzione. Sempre, guarda che c'è il teorema di Pitagora dentro, l'unico teorema che conta è il teorema di Pitagora, rendetevi conto. Tra, così, beh. Allora, voi capite una cosa, che se una curva è monotona, cioè una retta, la tangente alla retta è sempre la stessa, cioè non c'è la derivata. Non c'è la derivata perché sostanzialmente non c'è nessuna variazione di pendenza prima e dopo il punto in cui io sto facendo i conti. Quindi la derivata rappresenta una variazione. Noi impariamo solo nella nostra vita quando la derivata è diversa da zero, cioè quando stiamo facendo qualcosa. Se siamo fermi, non cambia nulla, la derivata è zero, quindi non si impara nulla. Se ci muoviamo, ma ci muoviamo pedissequamente, monotonicamente, sempre nella stessa direzione, il che vorrebbe dire facciamo sempre gli stessi errori, o abbiamo sempre una visione uguale della vita, senza cambiare mai, senza permettere all'entropia di aumentare, lo stesso, la derivata è sempre zero.
Quando è che lo impariamo? Noi impariamo quando la derivata è diversa da zero, quando c'è una pendenza. Sostanzialmente, nella curva dell'acquisizione di consapevolezza, la derivata avrà sempre un segno, è sempre positiva se vuoi. Poi è una convenzione. Bene, che cosa, come si riflette questo sulla vita di tutti i giorni? Si crea un problema che è, uno, l'osservazione. Devo fare qualcosa per capire. Se non faccio niente non capisco. Cioè, te lo ridico, devo essere io che sono dentro il mio esperimento e faccio qualcosa. Io devo fare l'esperienza. Non posso fare, come si diceva tanto tempo fa, gli alieni vengono e mi prendono l'esperienza. Non imparano una mazza. L'alieno non impara niente. Te la fa fare a te. Vacci te, che a me mi scappa da ride. No, ci devi venire te a vedere che cosa succede. Attraversa la te la strada, perché io non mi fido. No, devi attraversare la te la strada. Il problema nell'attraversare la strada, fondamentale, è questo. Attraversare la strada è un'esperienza. Tu vuoi arrivare di là, dove dall'altra parte ci sarà l'acquisizione della consapevolezza di come ho attraversato la strada. Devi andare di là. E pensi, il maschio pensa così. Non posso attraversare la strada se non ho imparato prima ad attraversare la strada. Solo che il problema è che per imparare ad attraversare la strada devo attraversare la strada. Il maschio pensa così, no? La femmina ci si butta nel mezzo e dice: ah, ma non ho messo sotto, chissà perché. Cioè, sono due modi diversi di vedere la realtà. Che sono i maschi che applaudono. Comunque, bene o male, l'importante non è arrivare di là, l'importante è come, con che consapevolezza si attraversa la strada. E questo aspetto fondamentale nel fare l'esperienza ti dice che te devi per forza mettere un piede giù dal marciapiede anche se non sai che cosa succederà. Cioè, non è bello dire devi rischiare, perché non è un rischio, è una cosa calcolata, è una cosa che tu hai compreso. Se tu vuoi morire sotto una macchina è perché tu hai deciso che in quel momento saresti morto sotto una macchina, inconsapevolmente. Quindi non c'è nulla in realtà di non chiaro. Poi lo vediamo sul concetto di libero arbitrio, me lo scrivo da una parte, che scopriremo che non esiste. Il problema è attraversare la strada. Non è importante arrivare di là, importante è come lo si fa, cioè tutte le cose che tu fai, che devi fare per forza, perché se non attraversi la strada non fai l'esperienza, quindi la devi fare, ma la devi fare con consapevolezza. Il tuo target non è arrivare di là. Può sembrare questo il target, non è arrivare di là, il tuo target è imparare. Il target nostro non è vivere più o meno a lungo, è utilizzare questa esperienza per imparare. Noi abbiamo confuso la causa con l'effetto, perché in un universo duale la causa e l'effetto sono diversi, ma in un universo in cui la dualità non c'è più, perché la consapevolezza che la dualità non esiste l'hai acquisita, causa e effetto sono la stessa cosa. Quindi non è importante finire di vivere, importante è come arrivarci. Questo è l'aspetto che si è perso un pochino nella realtà dei fatti. La derivata ci fa capire che noi, vedete, nella matematica c'è scritto tutto, ti devono insegnare la matematica così, facendoti capire che cosa vuol dire il significato di quella formula, se no non serve a niente. Allora, il problema della derivata, perché ve l'ho detto? L'ho detto per introdurre un aspetto della questione che io l'ho chiamata bulimia coscienziale. Allora, voi sapete, guardate come funziona. Tutto questo bisogna dirlo a scuola, perché è la scuola che ci deve insegnare queste cose. E noi lo possiamo dire, io te lo dico a te, ma te lo dici al bambino delle scuole elementari, domani mattina. La bulimia è quella malattia per cui te mangi. Perché? Mangi perché credi che hai fame. Cioè, credi di avere un bisogno e credi che questo bisogno sia un bisogno alimentare. Purtroppo non è così. Tu hai un bisogno, ma non hai capito che il tuo bisogno non è quello alimentare. Così mangi, ti sazi, ma dopo 5 minuti il tuo vero bisogno, che tu non hai capito che non era quello alimentare, c'è sempre, perché non l'hai saziato.
Quindi, non sapendo questo, rimangi, perché pensi di aver mangiato poco. Lo puoi fare con la cioccolata, no? Te mangi la cioccolata e comprendi una cosa fondamentale. All'inizio te sei, non hai né fame né sete. A un certo punto te hai voglia di cioccolata. Il fatto di avere voglia di cioccolata vuol dire che tu hai un bisogno di cioccolata. Il bisogno, ve lo ricordo brevemente, è legato al concetto di separazione. Tu hai bisogno di una cosa perché quella cosa credi di non averla. Quindi ne hai un bisogno. Tutte le volte che hai un bisogno, vivi nella separazione. Allora, tu hai bisogno, ma è cioccolata, e cominci a mangiare la cioccolata. Ma man mano che mangi sta cioccolata, il bisogno ti diminuisce, ti sazi, arrivi a un certo punto che sei sazio e non hai più voglia di cioccolata. Guarda cosa è successo. Prima la derivata del volere mangiare la cioccolata era zero. Poi hai cominciato a mangiare la cioccolata, stai facendo l'esperienza del nutrimento, stai godendo perché credi che il tuo bisogno ti venga saziato, la derivata aumenta. Alla fine raggiungi un plateau per cui non hai più voglia di cioccolata e la derivata non c'è più. Nell'istante in cui la derivata è cambiata, stai imparando qualcosa, stai interagendo con l'ambiente che ti circonda, stai vivendo. Noi si vive solamente quando il nostro comportamento ha una derivata diversa da zero. Quello è l'istante in cui crediamo di imparare o comunque facciamo qualcosa. In realtà, se noi avessimo imparato mangiando la cioccolata, che bisogno ci sarebbe domani mattina di rimangiarne un altro pezzo? L'esperienza della cioccolata l'hai fatta. Non c'è bisogno di rimangiare un altro pezzo di cioccolata. Sì, ma è buona, mi riviene voglia di mangiare cioccolata. Vedi che c'è una bulimia in questo nel mangiare, ma ci potrebbe essere una bulimia, come si diceva prima, nell'apprendere. Io voglio apprendere, voglio capire, voglio studiare, prendo una laurea. E dopo che ho preso questa laurea, porca puttana, mi sono laureato 3 minuti fa, sono lo stesso cretino di prima. Perché allora non avevo bisogno di quello che mi sembrava che fosse un bisogno, c'è un altro bisogno dietro. Lo sapete che cosa c'è dietro tutti questi bisogni? Dal mangiare la cioccolata al volersi per forza impadronire dell'onniscienza dell'universo. C'è un altro, unico, solo bisogno. Il bisogno di capire chi si è. Non c'è altro. Che si manifesta attraverso la comprensione del fatto che qualsiasi tipo di ricerca scientifica tu faccia, qualsiasi, è la ricerca che te stai facendo, dal bosone di Higgs alla ricerca della Madonna comparsa a Medjugorje, te in realtà stai cercando te stesso. Non c'è altro dietro. Perché l'atto è bulimico? Perché l'atto si ripete? L'atto si ripete perché tu hai compreso che nell'istante in cui la derivata cambia, il valore della derivata cambia, nell'istante in cui stai vivendo, nell'istante in cui stai tentando di fare l'esperienza, qualcosa si sta muovendo, qualcosa sta accadendo, ma non è la cosa giusta e quindi sei costretto a rimangiare la cioccolata, sei costretto a rilaurearti in un'altra tesi di laurea, sei costretto a cercare, vai un'altra volta a Medjugorje per vedere se vedi la Madonna, un'altra volta, continui a ripetere questa cosa. Una delle tremende cose che ora vi dirò e che non vi piacerà affatto è che c'è questa bulimia nell'atto sessuale. Senti, perché facciamo l'uomo e la donna, che sono il maschio e la femmina della razza umana, fanno una cosa strana che si chiama atto sessuale. Ed sono, tra parentesi, gli unici, credo, gli unici animali, o se non sono gli unici, ce ne saranno forse una specie di... bravo, esatto. Dove si guardano in faccia mentre accade questa cosa qui. E quello che viene identificato come
qualcosa che te dici è spontaneo. Sì, è spontaneo, ma dove prende le sue radici? Le sue radici nella famosa penetrazione del maschio verso la femmina è il tentativo del tutto inconsapevole della tua coscienza di diventare l'altro. Cioè è un tentativo di unificare il maschile con il femminile, è il tentativo di ripetere quella che è l'esperienza che dall'androgino ha portato all'ermafrodito. Nel mito c'è la storia, c'è tutto. È il maschio dice lo psicologo di turno che il maschio cerca nella femmina la parte femminile di sé, che non riesce a trovare dentro di sé, di cui ha anche sovente paura, la figura del maschio castrato è quello lì, no? E la cerca fuori, ma in realtà non sta facendo l'amore con l'altra, sta tentando di capire chi è la sua parte femminile di sé. Perché quando te l'hai capito, l'hai fatto una volta, lo devi ripetere? Scusa, non l'hai capito. Non è così, perché in realtà quello che tu stai cercando non è da maschio lei, ma è il tuo lei che tu hai dentro di te, che continui a non trovare perché credi che il desiderio dovuto alla mancanza di qualcosa è da te interpretato come la mancanza di lei esterna. Non è la mancanza di lei esterna, è la mancanza di lei dentro di te che ti fa capire questo. Nell'istante in cui si capisce questo, si capisce come nel mito c'è scritto che l'ermafrodito è quell'essere che quando fa l'amore lo fa non perché ne ha bisogno, ma perché gli piace. Perché la presenza del bisogno è sempre e solamente sintomo della mancanza di qualcosa. E l'unica mancanza che a te ti manca è la consapevolezza di te. Non c'è altro. Pensate a questa cosa vista da questo punto di vista. Pensate come si potrebbe in qualche modo spiegare allo studente delle scuole elementari, delle scuole medie, quando si fa l'educazione sessuale, no? Questa rivoluzione totale nel vedere le cose. Questo è solo un capitolo di quello che è scritto nel libro. Pensate come io lì dentro discuto di tutta la fenomenologia umana in un modo completamente diverso, in cui mai nessuno ha messo mano a queste cose viste da un punto di vista entropico. E il problema del libero arbitrio. Anche qui il problema del libero arbitrio bisogna capirlo bene. Perché quando il bambino va a scuola deve imparare l'educazione. Allora che cos'è l'educazione? L'educazione non è che ti puoi fare quello che ti pare. Non puoi andare in giro a sparare alla gente e ammazzarla perché te puoi fare quello che vuoi, no? Il partito delle libertà. No, non si può fare così. Devi capire che ci sono delle regole da seguire. Ma queste regole da seguire non sono in accordo con un ipotetico mondo felice in cui non ci sono regole. Certo, in realtà c'è una misinterpretazione. Ci sono delle regole, non ci sono degli obblighi, punto numero uno. Il problema del libero arbitrio ci dice proprio questo. Ma noi abbiamo il libero arbitrio oppure no? E capite che qui si tocca subito l'argomento che poi dalla scuola esce, va nella società ed entra nel problema della religione. Quindi ci sono i problemi dei dogmi religiosi che vanno, saltano, come dei bulloni, pum, saltati tutti. Allora, se voi ci pensate un attimo, il libero arbitrio mi permette a me di andare avanti o indietro, tenendo conto del problema della probabilità che io ho di decidere se voglio andare avanti o indietro. Benissimo. Allora c'è il libero arbitrio, io posso andare avanti e indietro. Sì, posso andare avanti e indietro perché l'universo è duale.
E l'universo è duale perché io non ho consapevolezza e quindi l'ho creato duale, quindi lo vedo duale e quindi ho il libero arbitrio. Ma se avessi consapevolezza che l'universo è uno, che non c'è la dualità, che noi siamo una cosa sola, che non c'è il buono e il cattivo, che io non vado né avanti né indietro, che l'universo olografico della fisica moderna è non locale. Sapete cosa vuol dire non locale? Che non si sposta niente, che nessuno, che non c'è né lo spazio, né il tempo, né l'energia, che due fotoni parlano tra di loro a miliardi di anni luce di distanza immediatamente, perché non sono a miliardi di anni luce di distanza, noi li vediamo così, ma i due fotoni sono lo stesso momento fisico, la stessa cosa, sono due aspetti di un'unica medaglia, sono sostanzialmente un'unica cosa, che poi si può vedere in un altro contesto che io chiamo Evideon. Quindi il libero arbitrio esiste solo per farti acquisire consapevolezza a te che il libero arbitrio non esiste, perché quando avrai acquisito consapevolezza di te e tu sei uno, sei tutto, se sei tutto non vai da nessuna parte, quindi non hai bisogno di decidere di andare avanti o indietro. Quindi noi abbiamo il libero arbitrio solo perché non siamo consapevoli di noi. Nell'istante in cui diventiamo consapevoli di noi, finisce il libero arbitrio. Pensate a questa cosa, perché voi avevate sempre pensato che il libero arbitrio fosse una cosa democratica. Meno male, cioè, insomma, nella democrazia noi possiamo fare quello che vogliamo e poi abbiamo il libero arbitrio. Ce l'ha detto Dio che c'è il libero arbitrio, perché Dio ci comanda, te devi fare come voglio io, però te puoi fare come vuoi te, che è strano, non si è mai capito bene. Bene, così. Sapendo questo, Dio purtroppo deve cambiare casa perché era tanto che non pagava più l'affitto, quindi lo buttiamo fuori. Capite esattamente questa cosa qui, no? Cioè, che cosa c'è di diverso in questo approccio? Non è un approccio fondamentalista, non è un approccio che dice bisogna guardare le cose da un punto di vista religioso, non è un approccio che dice che bisogna guardare da un punto di vista matematico o fisico, o di destra o di sinistra, è l'entropia. L'entropia dice questo, non c'è nessun altro modo di spiegare le cose con l'entropia, quindi il libero arbitrio purtroppo esiste solo fino a che noi non avremo compreso, nell'istante in cui comprendiamo, allora, le regole. Il bambino a scuola deve sapere delle regole. Noi nella nostra scuola, che questa è la nostra scuola, che è la società, dobbiamo sottostare a delle regole. Ecco, la parola sottostare non è corretta. Stare sotto nel mondo felice non c'è. Noi non dobbiamo sottostare a delle regole, noi dobbiamo seguire le regole che a noi ci sembrano corrette. Ci sembrano giuste, ci sembrano armoniche, perché corrette, giuste, sono sempre linguaggio duale. Armonico, l'armonico non ha un disarmonia, la disarmonia non esiste, esiste l'armonico e basta. Sostanzialmente, noi quindi non siamo in un mondo in cui l'altro ci obbliga, noi crediamo che tutti insieme quelle siano le regole da fare, le cose da fare, le cose da seguire. Nell'istante in cui lo crediamo tutti insieme, il paradigma del io ti obbligo a fare come voglio io finisce. Finisce la necessità di avere un'esistenza del codice civile. Perché tutte queste regole? Perché tutte queste regole? Le regole ci sono perché ci sono delle persone che le trasgrediscono. Allora noi abbiamo un codice civile, lo scrivo nella prefazione, mi sembra, del testo, noi abbiamo un codice civile complicatissimo, gigantesco, rispetto a quello americano che ha 24 articoli e basta, qualcosa del genere, pochino, centinaia. Perché? Perché il nostro è un codice evoluto. È un codice evoluto perché tutte le regole che noi abbiamo immesso all'interno del codice permettono alla gente che volesse trasgredire, non può trasgredire perché c'è una regola che gli dice no, non lo devi fare, non lo devi fare. Allora, il codice così evoluto non è un codice evoluto, è un codice proprio di una popolazione che trasgredisce. Più trasgredisci e più c'è il codice evoluto. Allora, cioè, il codice evoluto è classico bisogno, il bisogno di una popolazione incosciente. Allora noi siamo un popolo di incoscienti, non di evoluti, perché abbiamo il codice evoluto.
Perché se noi fossimo veramente coscienti, evoluti e sapessimo esattamente chi siamo, non avremmo bisogno di scrivere cosa si può fare e cosa non si può fare, perché tutti faremmo sempre le cose armonicamente. Da questo punto di vista, il bambino piccolo e noi come ci collochiamo nella storia? No? Perché ti viene voglia di dire io le tasse non le pago più. Non le pago più perché mi fanno pagare delle tasse che non sono quelle che devo pagare io. Invece di prendere i soldi a me, perché non le vanno a prendere quei 200 miliardi di dollari a quel gruppo di mafiosi che non paga le tasse da milioni di anni? No? Perché non le vanno a prendere da loro? E la risposta è semplice, la risposta l'ha data uno dei nostri primi ministri, Monti, di qualche tempo fa. Non prendiamo i soldi ai mafiosi perché non siamo capaci. Non so se ve lo ricordate, in televisione lo disse. E cazzo, allora me li vieni a prendere a me? No, e allora ti viene da dire, ma scusa, come mai io me la prendo, io non pago le tasse perché te mi hai fatto un discorso cretino. Invece no, le tasse bisogna pagarle. Perché? Lo sapete perché, anche se è sbagliato che noi paghiamo le tasse al posto dei mafiosi? Perché è una punizione. La punizione per averli mandati al governo, quelli lì, perché se noi quelli lì non l'avevamo mandati al governo e noi ci eravamo presi carico delle nostre responsabilità, ora non ci troveremmo in questa situazione. Quindi la colpa è sempre la tua. Cioè, sostanzialmente, qualsiasi cosa succede, se uno ti pesta un piede e te gli dici scusa, mi hai pestato un piede, brutto stronzo, non te la prendere con lui, pensa di te cosa c'è di disarmonico, per cui tu ti sei creato una situation comedy all'esterno, per cui hai creato uno che ti è venuto a pestare un piede, e comincia a pensare quale piede era, il destro o il sinistro, perché sicuramente questo ha a che fare approfonditamente nel profondo del tuo inconscio, o con la tua parte animica o con la tua parte spirituale, che subiscono un disagio, che hanno un disagio, come tutte le malattie che te hai, che secondo me sono tutte psicosomatiche, tutte. Noi siamo i creatori dell'universo, noi ci creiamo la malattia e noi guariamo. Chiaramente questo discorso te non lo puoi fare a chi fa il medico, che è convinto di salvare l'umanità, ma in realtà il medico, come al solito, deve prima capire che deve salvare se stesso, perché sennò l'umanità non la può salvare. Un po' fa l'errore che facevo io quando facevamo le ipnosi per salvare l'umanità dagli alieni. E io cercavo di salvare l'umanità dagli alieni, io dovevo salvare me prima di salvare l'umanità dagli alieni. Questo era quello che stava succedendo. Quindi capite che da questo punto di vista la scuola ha sicuramente, deve essere, ecco, sostanzialmente, poi nel libro ci sono diversi altri esempi su cui io non voglio ora, diciamo così, calcare la mano. Ma questo era solo un esempio, è solo un esempio per dire come viene visto l'universo in quel testo. E in quel testo c'è una cosa fondamentale. E voi sapete, c'è il termine populismo. Populismo che cos'è? Sapete, in televisione ora si sparano questi termini così e la gente, i politici magari, manco sanno da dove viene. Populismo è un termine che viene da un movimento nato in Russia tanto tempo fa, che facevano gli interessi del popolo e l'avevano chiamati populisti, questi signori. Qui invece populismo diventa un'accezione negativa, cioè te fai tutto facendo credere al popolo che fai i suoi interessi, ma in realtà non è vero niente. Quindi fai discorsi populisti. Ecco, e i discorsi populisti sono quelli che ridanno al popolo apparentemente il potere. Io non faccio un discorso populista, io dico il primo a essere colpevole, se si può dire colpevole in un mondo non duale, è il popolo, perché il popolo non ha preso consapevolezza di sé, non sapendo questo, poi ti viene voglia di dare la colpa a qualcun altro. Ecco, questo testo, questo libro, a me, quando l'ho riletto, l'ho lasciato nel cassetto 2 mesi e mezzo, poi l'ho aperto e l'ho riletto, ho capito un certo numero di cose che non avevo capito neanche quando l'avevo scritto, perché funziona così, eh?
E ho detto, questo non può essere dichiarato populista, assolutamente. In alcune parti di questo testo ci sono alcuni esempi dei nostri politici attuali e di come fanno politica, di modo da far capire qual è l'errore sulla dualità che essi commettono nel gestire la res pubblica, cioè la Repubblica, la cosa pubblica. No? Allora, l'unica possibilità che noi abbiamo è di avere una scuola che ci insegni tutte queste cose, dove la responsabilità è la tua, dove la comprensione che l'altro sbaglia è sbagliata, l'altro non sbaglia, l'altro ha una consapevolezza diversa dalla tua. E la tua potrebbe non essere quella corretta, ma c'è la probabilità che se magari vi mettete insieme, entropia aumenta, trovate più facilmente la vera probabilità al 100% che quell'evento accada e che sia un evento armonico. Ecco, sostanzialmente questo era un po' il discorso. Sapete come finisce quel capitolo in cui io parlo di questo? Dicendo sostanzialmente questo concetto. Prima di parlare del mondo felice, sostanzialmente bisogna creare una scuola felice. Fino a che ci sarà la scuola che abbiamo oggi, non c'è nessuna possibilità che noi si abbia un mondo felice. Ma c'è sempre un ma. E il ma qual è? Il ma è che l'entropia nel frattempo se ne fotte anche dei miei discorsi. L'entropia aumenta sempre. E c'è una osservazione che potrei fare questa sera sul fatto che l'entropia forse sta aumentando. Perché siccome vedo che siete tanti qui e capisco che questi discorsi... È questo che volevo dire, proprio questo. Cioè, non avete visto il Festival di Sanremo, ma avete preferito venire a sentire le sciocchezze che dicevo io. Grazie.